Sapete che grazie a Michelangelo Curtiù, noi ad aprile partiamo. Chi c'è c'è. Se non mi vedete, voi scusate, potete. Barbara Boncompagni, mi perdoni, lei può dire che se non mi vedete sapete che io faccio cose più importanti. Cioè non è cose più importanti, faccio questo, cioè non. Tu mi capisci? Mi difendi un pochino? Mi copri? Dai, fallo tu. Ma che tu sappia, io ho impegni marzo-aprile? Ancora può darsi però. Può darsi? Vabbè, se tu c'hai voce in capitolo, se tu conosci qualcuno che posso provare. Gli chiedi se me lo fa sapere, perché se no io faccio il biglietto, perché prima lo faccio pago meno, capito? Già. Grazie. Scusate, questa era una comunicazione di servizio. La guerra continua. Attenzione, perché ho studiato tutta la notte per dire questo titolo, porcaccio Giuda, che io non so, scusate se ho detto Giuda, non so bene l'inglese. È una nuova proposta. È un giovane rampante. Si chiama Angelo Bonini. Buonasera a tutti, buonasera. Però Francesca, io per non fare brutta figura mi faccio aiutare da lui, perché io l'inglese vero lo so molto male, vero? Lui porta una canzone degli Beatles. Yeah. So che in italiano significa la lunga strada tortuosa, vero? In inglese The Long and Winding Road. Ragazzi, è stupendo. Angelo Bonini. Grazie. The long and winding road that leads to your door will never disappear. I've seen the draw before. Me to your door, the wild and winding night, the rain washed away, as laughter full of tears, while for the day. Molte grazie, grazie veramente. Grazie. Per essere una nuova proposta non è male. Siamo quasi alla fine, reggete ancora? Sì. Perfetto, allora possiamo andare avanti. Adesso
Non ho capito. Bravo. Sì, sì, è perfetto. Eh? No, scusate, c'ho le audizioni. Qualcuno parlava, però l'ho sentito, giuro. È la volta di un big, penultimo cantante in gara. Si presenta per l'ennesima volta e forse dopo questa se ne farà una ragione. Carlo Carulli!